2 giugno del 2023. Siano lodati oggi e sempre i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. Ci sono tanti santi, Sant'Annibale, Maria di Francia, siciliano, di Messina, da Marcellino, poi c'è anche una Clarissa, ma preferisco San Felice da Nicosia. Nata a Nicosia nel 1715 e morto ivi nel 1787. Oltre Mistretta, tutta la sua vita fu condotta come costruante, come portinaio, come calzolaio, sempre a Nicosia, tanto che il patrono di Nicosia. Fu proclamato santo a Benedetto XVI nel 2005. Il Vangelo è di San Marco. Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio ed, avendo guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivo da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso si trovasse qualcosa, ma quando vi giunse vicino non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Di volta all'albero disse: nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti. I suoi discepoli lo udirono, giungendo a Gerusalemme, entrando nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano, quelli che compravano nel Tempio, rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio, e insegnava loro dicendo: questa forse è scritto, la mia casa l'ha chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni, voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Lo udirono i capi dei sacerdoti, gli scribi, e cercavano in modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera uscirono fuori dalla città e la mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato. Rispose allora Gesù: abbiate fede in Dio. Io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati, gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quando dice avviene, ciò vi avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdona voi le vostre colpe. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Dio si manifesta nell'impossibile, altrimenti non sarebbe Dio. E si manifesta quando vuole lui, come vuole lui, perché gli uomini comprendano che Dio c'è, che esiste, che non è una fandonia. Beh, hanno da dire coloro che non credono, trovare tutti gli argomenti, i sillogismi per negare l'esistenza di Dio. Ma non portano prove. Come non si possono portare prove per l'esistenza di Dio. Ma le prove sono i miracoli, impossibili. Perché Dio ha una potenza infinita,
e ci insegna che se ci fidiamo di Lui, se confidiamo in Lui, ci viene in soccorso in maniera inesplicabile, ma in maniera straordinaria. Il Dio della misericordia, del perdono, dell'amore. Un amore certe volte incomprensibile, ma è un amore forte, un amore tenero, appassionato, che ci vuole tanto bene, che quando c'è il male e trionfa il male, non lo vuole, non ci vuole male, ci vuole bene. Il Signore sia con voi. Signore vi custodisca, vi protegga. Signore faccia risplendere su voi e stavolta vi dia la sua misericordia. Signore volga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Specialmente sui non credenti, perché aprono gli occhi, cerchino con serietà e coscienza Dio che ci va a trovare. Cercatemi e io mi farò trovare. E per tutti i sofferenti di qualsiasi tipo, perché acquistino attraverso la nostra testimonianza la fiducia in Dio. Ci facciamo aiutare come sempre dal Vergine Immacolato, da San Giuseppe, San Vangelo, Sant'Antonio, San Felice da Nicosia, Sant'Annibale Maria di Francia e tutti i santi e gli angeli, San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Pace e gioia siano con voi, il Signore ci ama. Noi abbiamo presente sempre la figura di Gesù, mite e umile di cuore. In questo brano ci accorgiamo che l'amore che ha verso il Tempio e verso il Padre suscita la sua ira, che sembra un gesto d'amore, cioè non vuole che sia profanato il Tempio di Dio, la casa di Dio, e che non sia una spelonca di ladri. Quasi a dire, il secondo comandamento, non nominare i nomi di Dio in vano, quasi a dire che non bisogna sfruttare la casa di Dio, rendendola bottega del sacro. E vorrei fare un salto ancora più alto, la profanazione del nostro corpo, che è il tempio di Dio, suscita l'ira di Dio. Non vuole che il nostro corpo sia profanato. Ma il brano continua un'altra cosa un po' che ci rende meravigliati. Maledice un vico che non aveva frutti, ma non era estate, non poteva avere frutti. Lo maledice a tal punto da farlo seccare. Ne arrivano da Gerusalemme, Pietro fa notare che il fico è seccato e Gesù prende l'occasione per dire che qualunque cosa dite, spostati, sia montagne, sia alberi, e buttati a mare, si butteranno a mare se lo fate. Come vede, questa fede però che viene fuori dalla comunione
che sia con gli altri. Perché poi va ancora avanti per dirci che se c'è qualche cosa che avete con vostro fratello, dovete perdonare, come il Padre vostro perdona a voi. Quindi, concludendo, qual è il messaggio che il Signore ci vuole dare oggi? Non è un amore sdolcinato, è un amore forte, tanto forte che esige il perdono reciproco. Cioè, purtroppo si fanno dei peccati, purtroppo si profana sia il tempo materiale che il tempo spirituale, e con la mormorazione, l'impurità e via di seguito. Però ecco, c'è un segreto, il perdono. E perdonandoci a vicenda si può domandare al Padre quello che è giusto domandare e ce la darà. Pace e bene, pace e gioia.